Plane! Con Dr. Game! E Mauro! Ah, salve a tutti cari pazienti e bentornati in questa nuova ennesima puntata che non piacerà a nessuno, ma che noi la facciamo lo stesso di Thank You for Playing! Stiamo giocando al gioco più bello del mondo! Benissimo! Il Tento gioco. Cacchio di libro! Il gioco, giusto, mi raccomando, andate sempre a sbirciare in descrizione per tutti i riferimenti al mio libro Thank You for Playing, ovviamente non relativo a questa serie perché si parla, ahimè. Si parla di altro, ovviamente di console del passato che sono state pubblicate lungo 20 anni attraverso delle storie intime ma comunque sempre molto molto precise e documentate, e quindi andate a comprare a Cattateville, e noi siamo invece oggi qua per giocare con voi ad un gioco famosissimo della libreria Dreamcast e ovviamente anche salute e ovviamente anche, e abbiamo qui la regia e i vari cameraman che starnutiscono, ci attaccano il virus, madonna, c'è covid. Allora della libreria Dreamcast stiamo parlando, e anche ovviamente a sala giochi stiamo parlando di Crazy Taxi. Eccolo qui, madonna santa. Allora, che bello, Crazy Taxi, uscito nel 1999 ad opera di Hitmaker e Sega, e è praticamente, come dice anche il nome, un gioco di taxi. Pazzi. Uscito ovviamente inizialmente su macchine Sega Naomi, che erano quelle che praticamente riprendevano a livello di architettura il Dreamcast, o più o meno il Dreamcast che arriva, insomma. C'era un po' una commistione di influenze fra l'arcade e, sì, diciamo, e che la Dreamcast console, era la versione casalinga. Naomi potente. Sì, insomma. Più o meno, insomma, ci giravano le stesse cose, sì. I porting venivano fatti in automatico, diciamo così. E poi, giustamente, uscito anche su Dreamcast, come abbiamo già detto. Ora, l'idea del gioco qual è? Semplicemente quella di prendere gente e scarrozzarla da una parte all'altra della città, a seconda di dove vogliono essere portati. Il funzionamento però di questa cosa, intanto se vuoi partire. Scusa, non vorrei interrompervi perché poi noi comunque stiamo già vedendo le immagini, no? Option. No, arcade. Ecco, fermo qua. Qua l'idea alla base qual è? Quella degli arcade tipici giapponesi, e cioè dei 3 minuti per 100 yen. Sì. Questa era la regola della maggior parte dei prodotti destinati alle serie giochi in Giappone nei primi anni, dagli anni 80 fino ai primi anni 2000. E è una regola che riprende anche questo gioco, come vedete in questo caso, questa qui è la versione Dreamcast, sì. Quindi comunque ha è sbloccata, diciamo, sì, così. Sì. Però in originale l'idea era proprio quella di far giocare con una sola monetina 3 minuti estensibili a seconda della capacità del giocatore. Sì. Ecco. Sì, sì. Però era proprio quello il tempo che veniva dato, perché si cercava di sgomberare il più possibile velocemente il cabinato, in modo tale da dare la possibilità ad altri giocatori di giocare, quindi inserire la propria moneta e incassare più soldi possibile. Esatto, 3 minuti per 100 yen. Ma noi giochiamo a 10 minuti. Noi in questo caso, ecco, ci diamo la pazza gioia come se avessimo inserito monetine a iosa o a yen. Esatto, monetine a yen. Il gameplay, ovviamente, appunto per questo discorso del tempo, è volutamente condensato, velocizzato e cercato di arricchito il più possibile di elementi, di cose che succedono, di salti, di roba veloce. Infatti sì. Si tratta di uno dei giochi più veloci di guida su strada, su setting cittadino, che esistono su Dreamcast. E poi, facendo delle acrobazie incredibili, tu beccavi un sacco di soldi in teoria. Ovviamente la buona pratica quale sarebbe? Quella di non sbattere in giro, ma di solamente mettersi in situazioni pericolose. Esatto. Perché più ci mettiamo in situazioni pericolose, ma senza far danni, più la gente ci paga. Esatto, più fai le rasette, esatto, più esatto, passi in mezzo ai camion, fai dei salti altissimi, testa coda, eccetera, più la gente: oh, che bravo, che bello! Guarda, 50 soldi, centesimi, soldi, 50 soldi. Centesimi, 1,50 euro. Però se vai a sbattere si impazza. Ma che stai facendo? Che stai facendo? Esatto, che stai facendo? Vedi, più fai roba, più guadagni essenzialmente. Poi alla fine, giustamente, a seconda di quanto hai guadagnato, ti dà anche il punteggio. Sì, ti danno anche una mancia in base a quanto sei stato veloce. Tra l'altro aveva dei grossi problemi quando volevi far ripartire in sgommata il taxi,
lui rimaneva piantato per un quarto d'ora. Anche perché anche come tasti non è complicato, ma bisogna prenderci un attimo la mano, perché aveva anche la funzione della retromarcia, che dovevi prima inserire e poi col pulsante di accelerazione andare in retromarcia. C'è sempre questo scambio fra la retromarcia e la marcia normale, da cui bisogna insomma tener d'occhio. Stai facendo un disastro. Ma non è vero, sto andando benissimo. Ti dà anche la valutazione, ti dici. Sì. Ovviamente speedy, i segnalini pizza verdi sono quelli che possono essere completati più facilmente. Quelli arancioni, lì. Quelli rossi sono quelli un pochino più bastardi, che sono molto lontani. O devono essere, cioè c'è di mezzo una strada particolarmente trafficata e... Ma adesso voglio dire io delle nozioni di questo gioco. Vai. Prima di tutto la colonna sonora è bellissima, con gli Offspring e i Bad Religion, esatto. Cioè proprio, poi in quegli anni lì io ascoltavo praticamente solo quello, esatto. E difatti poter giocare a sto gioco con, praticamente ascoltavi metà dell'album X-Name of the Ombre degli Offspring, cioè era una cosa assurda. Dice, ma che gioco più bello del mondo! Difatti era comunque il gioco più bello del mondo. Sì. Gioco che poi hanno copiato tutti. E piccola parentesi, ricordate il gioco con la Vespina che dovevi consegnare la pizza, eccetera, eccetera. Da dove credi che sia stato? Dove credete che sia stato copiato? Era anche Radical lì. Bikers! Esatto, che era divertentissimo. Però quello era per PlayStation. Però uscì in sala giochi. Sì, in sala giochi, poi venne convertito. Con il prete qua, vedi che anche io faccio la conversione col prete, esatto. Devo portarlo in chiesa, Maron, che arriva in ritardo, Maron, i fetteli con Maron. Questo tra l'altro fu uno dei primi giochi a ospitare in game tantissima pubblicità vera. C'è un sacco di roba, abbiamo visto adesso la Levi's, perché esatto. Se dici Levi's poi si incazzano, c'era la fila. Sì, tanti sponsor che effettivamente... furono introdotti in maniera... Ma difatti alle... Cash, pagando... Sono un errore di sbaglio. Tra l'altro non potevi prendere sotto le persone che si scansavano, non era come GTA, purtroppo. Sì, erano troppo furbi. Ma che bello. Quello è stato particolarmente contento. Capriola. Sì. Io mi ricordo quando giocavo in versione arcade, il Kentucky Fried Chicken, il KFC, dove siamo andati ieri sera a mangiare, tra l'altro. Si mangia molto bene, bravi del KFC. Magari ci ritorniamo quando mi passa l'acidità di stomaco, che non ho per loro, ce l'avevo a prescindere. Salutiamo il signor Kentucky Fried Chicken. Il signor Kentucky Fried Chicken. Colonello come Sanders. Ma no, Kirk, Sanders, non sappiamo come si chiama. E comunque, no, beh, questo gioco è veramente una delle robe che... tra divertente sempre. Che poi purtroppo nelle conversioni molte delle caratteristiche più particolari, tra l'altro anche la colonna sonora, ecco, questa è una cosa strana perso. Questa è una cosa strana Sì, perché non avevano più i diritti. Ma, di infatti io mi chiedo questa cosa, come è possibile che finiscano, cioè finiscono i diritti così all'improvviso? È perché evidentemente duravano un tot di anni e la conversione è uscita dopo la scadenza dei diritti e hanno dovuto cambiare la console. Ad esempio nella versione Sega Dreamcast Collection PC, è anche quella che è uscita sugli store digitali, esatto. la colonna sonora non è più la stessa, difatti io mi sono rifiutato categoricamente di comprarlo, perché per me questo gioco è solo con questa colonna sonora, cioè non posso pensare di giocarlo senza sentire ad esempio questa. Quindi questa cos'è? Way Down the Line forse? Forse non sì, so però non possiamo far sentire molto, sennò mi chiudono il video qua e cancellano, quindi metterò una musichetta tirolese che non è una brutta idea, Ok, basta. Beh, insomma, è un gioco storico che tra l'altro è uno di quelli che quando magari faccio i test delle varie console emulatrici lo metto subito, perché vedi la fluidità, la velocità, è un buon benchmark, non è il miglior benchmark, non è un titolo pesante, però se vedi che la grafica non glitcha, che è veloce e che i frame per secondo insomma sono decenti, allora hai una buona idea insomma della resa della mente. Volevo fermarmi, non ci sono uscito. Allora gira anche in versione Dreamcast. Gira molto bene anche su Raspberry Pi 4. Nel cabinato. Lo so, poi quelle lì sono dei sistemi più avanzati. Raspberry 4. Chi sarà Bernic? Quelle, infatti, su quelle dove il Dreamcast viene supportato, giustamente. La prima prova che faccio è sempre con Crazy Taxi. Infatti, lo vedete spesso nei miei video sulle console emulatrici.
Questo è Soul Calibur, assolutamente. Soul Calibur che è un altro cattivissimo da far girare. Soul Calibur c'ha dei problemi a livello di glitch del texture che te raccomando. Sono notevoli. No, no, comunque ti dico, erano molto, molto belli anche i divertenti, i sequel. A me era piaciuto il 2, che aveva ancora lo spirito comunque dell'1 e la colonna sonora ancora con altra selezione degli Offspring e di altri gruppi, tra l'altro. Dal 3 in poi è diventato un po', sai, noioso. Cioè, alla fine tu giochi sempre al primo. Cioè... Ma è una formula che nasce e muore nell'arco di un paio di giochi massimo. Poi alla fine diventa ridondante, perché capisco che... Tra l'altro mi ricordo che la... il senso, insomma, del gioco, lo stile venne ripreso anche da tanti titoli concorrenti. Io mi ricordo per esempio quello dei Simpson. Sì, assolutamente. E anche altri che riprendevano sempre questa falsa riga di caricare qualcuno in macchina e portarlo a destinazione. Ma ci sta, voglio dire, cioè la formula ha funzionato, ci metti qualcos'altro, dio, un palo della luce. La natura commerciale, smaccatamente, del titolo anche venne riportata a livello proprio offline postuma, nel senso è uno dei pochi giochi di Sega che non siano quelli con le mascotte tipo Sonic ad aver avuto molti prodotti commerciali di merchandise. Sì. Quindi trovavi le macchinine radiocomandate fatte a forma dei taxi, trovavi le magliette, trovavi tutta una serie di oggettistica. Avevano imbroccato dopo anni di oblio, non sapevano più cosa inventarsi per tirare la carretta. Ricordiamo che arriva nei tempi di fallimenti globali totali post Sega Saturn. Beh, però qui siamo ancora, comunque il primo capitolo, siamo ancora nel periodo d'oro del Dreamcast, l'inizio essenzialmente. Poi sono riuscito a portarlo. Ah, guarda, ecco questa qui, vedi, gli è scaduto il tempo, si è arrabbiata, è saltata, è morta ovviamente, si è suicidata. No, che fai, è saltata fuori in corsa. E poi nell'arcade ovviamente diventava sempre più difficile, sempre, c'era sempre meno tempo per fare le cose. Quindi, esatto. No, però vabbè, cosa gli vuoi dire a Crazy Taxi? C'è uno di quei giochi che tu puoi giocare tutta la vita e non ti annoierai mai. Cioè, per quanto sia ripetitivo, per quanto tu possa fondamentalmente fare le stesse cose. Tu hai aneddoti riguardo questo gioco? Ti dico, io mi ricordo... Che ne so, l'hai giocato... In sala giochi assolutamente. Nel periodo in cui uscì spolpato, in tutto, dove per fortuna era stato importato anche da noi, lo trovavi. Ah, ecco, ve lo faccio anche vedere. Ce l'abbiamo, lo facciamo vedere. Sì, perché noi siamo fatti così. Siamo fatti così. Scusa, io ho la versione originale Giappo. Eccola qua, vediamo se è quello lì. Per ovviamente Dreamcast con il loghetto riconoscibilissimo. E ovviamente i vari guidatori che troviamo all'interno del gioco che possiamo impersonificare. Dentro c'erano i soliti fogliettini, cazzatini vari. C'è anche la pubblicità di Shenmue. Chi l'avrebbe mai detto? Questo Shenmue che forse se non ricordo. Dream Point Bank. Ah, guarda qua, che ti davano la raccolta punti, 300 punti comprando Crazy Taxi. Che non serviva assolutamente a nulla in Italia almeno. Beh, questa qui è la versione giapponese, sarà servito in Giappone, voglio sperare. Non lo sappiamo, non siamo ancora proprio... È il Jidrum. Porca miseria, non sono riuscito a portare questa. Crazy Taxi. Eccolo qua. Mi dispiace, sono un po' arrabbiata, vabbè. Molto, molto bello. No, comunque io sarà giochi spolpato assolutamente. Sì, sì. Poi, ovviamente, quando uscì su Dreamcast, ciao. Cioè, proprio ciao a tutti, ciaone. Ho trovato il gioco della mia vita e quindi, ma poi diciamo che il rapporto con questo gioco io credo che sia direttamente proporzionale alla musica che si ascoltava all'epoca, almeno per me e per tanti altri. Cioè, molti che non si sarebbero mai avvicinati ai videogiochi per tutta una serie di motivazioni, valide o meno, lo giocavano perché c'era la canzone che li trasportava, diceva cacchio, questo è gli Oddly, Bad Religion, eccetera eccetera, e ha permesso comunque anche di far conoscere, tipo ad esempio i Bad Religion erano più underground rispetto agli Offspring, almeno qua da noi, e molti cominciarono a conoscerli per via di Crazy Taxi, che ci sta tantissimo. Hai preso comunque, ma non prendevo A neanche quando andavo alle medie, quindi Register a Name.
Mao Zedong. Prega. Map. E tu invece hai giocato. Dovevi chiamarlo come si chiamano tutti i personaggi dei videogiochi, tutti i protagonisti. Così si chiama. Il nome è Crazy Box. Crazy Box com'era già? Dovevi fare delle sfide. Esatto. Avevi le sfide. Tu eri contro l'altro tizio e dovevi fare delle acrobazie di quello. Eccolo qua. Vediamo un po' cosa devi fare. Qui c'era il saltone. Vai, il massimo. Tavoletta. Hai fallito. Dovevi andare più lontano. Lo so, però. Dovevi superare 150 metri. Solo che come c'è un turbo da fare. Schiaccia a tavoletta. Dai, devi schiaccia. Io sono avanti. Schiaccia. Sono più schiaccio di così. Schiaccia! Adesso tira indietro. Sta arrivando. Try again. Tanto, cosa abbiamo da fare in fondo? Niente, abbiamo solo tutto il tempo del mondo. Esatto. Vai. Forse c'era da ascoltare. No. Dobbiamo parlare per forza perché non posso far ascoltare la musica, perché sennò mi arriva il signor YouTube. Anche ancora questa sera il signor YouTube. Viene, suona, la prende un caffè e poi ci bastona. È un caffè? Sì, adesso ce lo prendiamo, potremmo prenderci insieme al signor YouTube. Signor YouTube che ci fa... Caro signor YouTube, la prego, sia clemente. Clemente Mastella. Sì. Niente, io più di questo non riesco a andare. Vabbè, sai come le prestazioni di sto ragazzo sono abbastanza scadenti. Sono sicuramente... Lo sappiamo come funziona. Allora, sono sicuramente fuori forma, si vede anche dal mio fisico, ma che mi frega in fondo. Io alla fine piaccio alle donne lo stesso. In particolar modo una che non possiamo non dire... Non sono bello, ma piaccio. Non possiamo dire che si chiama Arianna, per esempio. Per dire, chi è questa Arianna? Ce ne frega niente. Non ci interessa. Non sappiamo. Vabbè, telefonerò a questa Arianna, le faremo sapere. Ovviamente un uomo. Giustamente, allora sarà Ariano. No. Allora non si può fare. E poi tu fai anche Marocco di cognome. Quindi, c'è un lupo. Salutiamo il signor Salvini. Direi che puoi tornare sul tuo barcone, tornare da dove sei venuto. Ma veramente sei tu quello che arriva dalla Sicilia. Comunque, direi che possiamo anche salutarci qui con questa bellissima e tristissima e mestissima schermata di Now Loading. Adesso è arrivato Axio. E niente, ci vediamo alla prossima puntata, la prossima settimana. Grazie per essere state qui con noi e per averci accordato la vostra preferenza quest'oggi. Un saluto a tutti voi cari partiti del vostro altro game da Buon Maulino. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Thank You for Playing. Ciao. musica della Madonna. Gente sotto copyright. Ban del canale. Addirittura. Ciao. Thank you for playing! Con Dr. Game! E Mau!